mister. Allora, oggi non so quanti punti ho fatto, 10, 12, 14, perché come vedi sono infortunato, però questo a te non interessa e quindi vado direttamente a dirti che è stata una bellissima partita oggi, hai fatto veramente quello che dovevi fare, solo 1-0, hai fatto i cambi giusto, veramente, come l'hai vista la partita? Ma, sono così contento che non riesco neanche a formulare quello che voglio dire. Ma diciamo che mi sento di fare i complimenti all'Asti perché ci ha messo veramente in difficoltà. Abbiamo avuto 4 allenamenti prima di preparare questa partita. L'ho preparata in alternativa al 4-3-3 o al 4-3-1-2 perché ho visto le ultime due loro partite e oggi si sono presentati con 4-4-2 e devo essere sincero, i primi 10 minuti siamo andati un attimo in difficoltà perché quando prepari la partita con i ragazzi in un certo modo bisognava cambiare in corsa, però in questo momento dispongo di ragazzi intelligenti oltre che bravi a livello tecnico e quindi sono riusciti subito ad adattarsi al sistema nuovo che non avevamo preparato. Allora qui mi hai detto una grandissima bugia perché io ho visto qualche allenamento stasettimana, le tue ripartenze sono micidiali. Diallo che ha aperto là per Sacca, anche se noi non abbiamo fatto gol, tutta una cosa che hai lavorato in settimana, quindi fantastico. Sì, questo è per quanto riguarda la fase offensiva, mentre per la fase hai ragione, eh? Sì, sì, però per la fase offensiva, la fase difensiva, secondo me eravamo un attimino in difficoltà i primi, penso, 10 minuti della partita perché avremmo dovuto fare delle alte scalate che non abbiamo preparato durante la settimana, però ripeto, i ragazzi sono stati intelligentissimi a capire cosa bisognava fare. Un minuto prima del nostro gol sposti Otele a destra, Otele va in fuga sulla destra, la mette in mezzo e Sacca fa gol. No, io non ho, non ho spostato nessuno, l'hanno fatto. Ah, fanno di testa loro? Sì, figurati. Sì, sì. Vedi che oggi sei un po' bugiardino, eh? Noi Giovanni no, non diciamo mai balle. No, il problema è che sono i calciatori i protagonisti delle vittorie. L'allenatore è il protagonista della sconfitta. Sì, però ho un po' di merito quando gli allenatori però fanno da parafulmine, si prendono le colpe per certe magari partite non andate troppo bene, è giusto che... Arriveranno diciamo, e quindi ci sarò. Quegli esperti danno diciamo il merito agli allenatori almeno al 30%, quindi sei d'accordo? Con no, non sono d'accordo perché d'accordo. L'allenatore propone, se poi i calciatori non mettono in pratica quello che l'allenatore propone non serve a niente, quindi secondo me il merito maggiore di queste ultime due vittorie secondo me è l'umiltà e l'applicazione che hanno questi ragazzi durante l'allenamento e durante le singole partite. Al di là della partita, della giornata di campionato che andrà a concludersi domani, con i 3 punti di oggi siamo secondi in classifica. Potevi immaginarlo prima del campionato? Sì, perché ti conosco. No, perché noi dobbiamo rimanere sempre umili, dobbiamo pensare che per noi ogni partita è la finale di Champions League, dobbiamo pensare che dobbiamo fare i 3 punti ogni domenica, a volte ci siamo riusciti, a volte non ci siamo riusciti. E quando ci siamo riusciti non voliamo perché poi quando voli troppo poi cadi ti fai male, se invece voli basso quando cadi ti fai meno male. Domande da studio al mister? Piero Domenico? Altrimenti lo liberiamo che vuole andare a festeggiare anche lui fino per mezz'oretta, perché poi lui pensa già alla partita di mercoledì, ve lo dico. Grazie mille, vediamo chi ci manda. Grazie mister. Grazie buon a voi. Sabato, buona domenica. Vai a vedere qualcosa domani? Sicuramente sì. Non so cosa ancora. Però me lo dici perché hai paura che arrivo anch'io? No, perché non chiedo ancora il permesso a mia moglie se mi lascia andare. Grazie mister, buona domenica. Salve, salve. Grazie.